Saper padroneggiare i segnali PWM sia in un contesto di elettronica digitale che in un contesto di informatica di basso livello è importantissimo perché vengono utilizzati in tantissime applicazioni. Ad esempio, nello sviluppare un inverter, il full bridge o l'half bridge lo andiamo a controllare con dei segnali PWM. Oppure se vogliamo andare a controllare dei motori normali o dei motori stepper. Altrimenti vengono utilizzati anche nei convertitori di tensione, oppure per gestire certi effetti particolari riprodotti con dei LED. Quindi vedete che le applicazioni sono tantissime. Quest'oggi infatti torniamo a prendere in mano il nostro classico STM32, io qui ho un F401RE, e andremo a vedere come si utilizzano con questo tipo di microcontrollore i segnali PWM. Negli scorsi episodi sugli STM32 vi ho fatto innanzitutto un video di panoramica su come si utilizza, come creare il vostro primo progetto, e poi ho fatto un video nel dettaglio sugli interrupts e i timer. Se non l'avete visto, eventualmente io ve lo lascio qui sotto, dateci un occhio. Noi eravamo partiti a programmare gli STM32 tramite Kale Microvision. Quest'oggi ci spostiamo su STM32 Cube MX e Cube IDE. Questo perché semplicemente sono gratuiti. Un'altra cosa importante che dovete sapere è che generalmente le schede custom con STM32 montato sopra non hanno un convertitore UART USB. In sostanza, cosa vuol dire? Che se avete una scheda custom tipo questa dell'STM32, vi serve un connettore particolare per andare a interfacciarvi tramite computer alla scheda. In questo caso, nell'ST Nucleo, notate che qua la scheda è più o meno divisa in due. Quindi quella parte a destra si chiama ST-Link e ci permette di interfacciarci con il processore. Con l'ST Nucleo, appunto, non ci sono problemi. Se andate a implementare voi una scheda custom oppure acquistate una scheda particolare sul mercato, dovete tenere in considerazione che se non riuscite a interfacciarvi, vi serve appunto un ST-Link. Questo piccolo convertitore seriale semplicemente ci permette sia di alimentare la scheda con la sua uscita 5 volt o 3,3 volt e naturalmente collegando il GND, in più ha due pin TX-RX che vanno collegati generalmente sulla UART 0 del microcontrollore. Quindi raga, vi dico le ultime cose, poi dopo passiamo al PC a programmare l'STM32. Innanzitutto, per andare a visualizzare il segnale utilizzeremo un oscilloscopio. Questo perché appunto vogliamo controllare poi la frequenza che andiamo a impostare e il duty cycle, se sono corretti. Io purtroppo solo questo oscilloscopio da 30 euro, mi piacerebbe prendere un oscilloscopio più professionale, ma capite che servono dei fondi. Quindi eventualmente, se volete supportarci, potete comunque iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare un like al video e lasciare un commento qui sotto. In particolare, io ho acquistato questo sensore di umidità da AliExpress, non l'ho mai provato, se siete interessati scrivetemi qui sotto se volete un video a riguardo. Quindi, chiusa parentesi, andiamo al computer a vedere come programmare l'STM32. Quindi innanzitutto apriamo il nostro STM32 Cube IDE, non l'MX, l'IDE. Andiamo poi in Commercial Part Number e scriviamo STM32 F401RE, quindi la sigla che abbiamo sopra il processore. Notate una cosa interessante, qua voi potete modificare tutti questi parametri e ce ne sono tantissimi, ad esempio anche i pin della CAN o cose del genere, e praticamente andate a filtrare tutti i processori, visto che ce ne sono tantissimi, andate a filtrare e vi dice lui quali sono quelli dotati con questi pin, con queste caratteristiche, eccetera eccetera. F401RE dovrebbe essere l'RE RET6U, quindi questo, facciamo doppio clic, comunque ce l'ha selezionato, clicchiamo Next, Project Name PWM, a caso. Per ora programmiamo in C++, Target Binary Type Executable, va bene, non vogliamo creare una libreria, Target Project STM32 Cube, Finish. Ok, a questo punto ci ha creato il progetto. Come vedete abbiamo il Cube MX dentro al Cube IDE e questa è una cosa stracomoda, perché sennò prima dovevamo utilizzare il Cube MX e poi passare su STM Cube IDE. A questo punto noi dobbiamo impostare il processore. Innanzitutto impostiamo la connettività, quindi ci colleghiamo tramite serial wire, basta, vi si attivano
questi due pin qui. Successivamente andiamo in RCC e scegliamo un clock. Prendiamo il Crystal Ceramic Resonator, vedete che vi si attivano questi pin qua. Una volta fatto questo, noi andiamo a utilizzare i timer. I timer naturalmente, cioè il clock dei timer da dove proverrà? Naturalmente proverrà dal segnale di clock presente sulla scheda. Noi possiamo gestire frequenza, eccetera, eccetera, di questo segnale di clock. Come possiamo farlo? Andando in clock configuration. Qua possiamo o impostare noi tutta la roba a mano, prescaler, source, quindi da dove andiamo a prendere il segnale, da quale clock, perché ce ne sono tanti. Io vi consiglio di fare così, qui scrivete 84, io voglio la velocità massima e poi ve lo calcola lui in automatico. Vi ricordo una cosa importante, qua le nostre periferiche per i pin sono a PV1 e a PV2, quindi su una di queste noi avremo il nostro timer PWM che spara fuori il segnale. Dobbiamo vedere qual è, se siamo su APB1 o APB2. In ogni caso vedete che entrambi, APB1 timer clock e APB2 timer clock, sono 84 MHz, però non è detto, nel senso che io qua posso mettere un prescaler e avercelo diverso. Torniamo a metterlo normale. Tornando in pinout configuration, andiamo in timers, prendiamo ad esempio il TIM1, canale 1, andiamo giù e vogliamo un PWM generation CH1, quindi andiamo sul canale 1. Il pin è il PA8, dopo andiamo a vedere qual è sulla scheda. Intanto qui noi abbiamo il prescaler. Il prescaler è un parametro, un numero che viene salvato all'interno di un registro che ci permette di dividere la frequenza del clock. Vi faccio un esempio così è più chiaro. Noi abbiamo il clock a 84 MHz. Se vogliamo portarlo a 10 MHz, ad esempio, qua ci mettiamo 84. In realtà c'è un'imprecisione, nel senso che bisogna sottrarre 1, quindi sarebbe sempre 84-1. E questo perché proprio da un punto di vista di come è stato implementato il microcontrollore, al prescaler va sottratto meno 1. In ogni caso teniamo la counter mode up e andiamo a impostare adesso l'auto reload register. Questo ci permette ancora di modulare la frequenza in output del nostro segnale. Quindi noi adesso abbiamo un segnale a 10 MHz, se qui scriviamo 10 avremo un segnale a 1 MHz, se qui mettiamo 100 avremo un segnale a 100 kHz, se mettiamo 1000 un segnale a 10 kHz. Un'altra cosa importante, dobbiamo definire la sorgente di clock di questo timer e andiamo a prendere l'internal clock. Quando lavorate con i timer è utile dare anche un'occhiata ai datasheet, quindi qui come vedete abbiamo la sezione timers e watchdog. Notate che ad esempio abbiamo una risoluzione del counter a 16 bit, possiamo contare in su in giù, e il prescaler appunto un valore tra 1 e 2 alla 16. Come vedete ci dà informazioni aggiuntive sul TIM1, ad esempio è un PWM che potrebbe avere tre fasi. In ogni caso la roba utile per noi dovrebbe essere esattamente qua. Noi andiamo a cercare il TIM1. Dove l'ha messo? Ah, qua. Come vedete il TIM1 è collegato su APB2. Qui avete l'interfaccia di APB2, qua abbiamo TIM1. Di conseguenza, appunto, è utile sapere questa informazione, perché se noi vogliamo modificare la frequenza del TIM1, possiamo anche modificarla direttamente da qui, o comunque ci serve sapere quanto lavora qua APB2 per configurare il prescaler e l'autoreload register. Una volta fatto questo, possiamo anche abilitare il DMA, e questo ci torna utile se vogliamo magari cambiare di frequente il valore del duty cycle del segnale PWM. Lo teniamo in normal mode e facciamo memory to peripheral e utilizziamo alpha word, perché appunto abbiamo 16 bit. Semplicemente facciamo add e abbiamo fatto. A questo punto noi possiamo salvare e andare a generare il codice. Una volta generato il codice ci troviamo davanti a questa roba qua. Dove andiamo a programmare? Dobbiamo andare giù. Come vedete viene definito il nostro timer HTIM1 e abbiamo l'handle DMA come HDMA TIM1 channel 1. In ogni caso noi dobbiamo andare sotto alla init del DMA, dei GPIO e del TIM1, perché se non vengono inizializzati praticamente il nostro codice non farà nulla. A questo punto come prima cosa potremmo andare a impostare un certo duty cycle e avviare il timer per generare un segnale PWM. E appunto il registro che dobbiamo andare a modificare è TIM1 CCR1. Questo, e lo andiamo a impostare ad esempio a
50, quindi metà del duty cycle. Quindi andiamo a far partire il timer, naturalmente utilizziamo sempre la libreria all, quindi all team, come vedete abbiamo diverse funzioni, noi cerchiamo quella pvm e dovrebbe esserci la start. Come vedete ci sono diverse opzioni, prendiamo quella normale, qua ci chiede quale htim, noi vogliamo utilizzare l'htim 1, quale canale, team dovrebbe essere channel underscore 1, perché appunto noi abbiamo configurato il processore per lavorare sul canale 1. A questo punto possiamo salvare, possiamo andarci a collegare. Naturalmente prima di tutto andiamo a vedere quale pin stiamo andando a utilizzare. Come avete visto prima, qua siamo con il timer sul PA8, di conseguenza andiamo qua. Questo è l'STM F401 Array, come vedete, e cerchiamo PA8. PA8 è qua e corrisponde al pin 7, se non sbaglio. Naturalmente sono spiegati poi anche tutti i pin che ci sono di fianco. Cercate sul sito di MBED la sigla del vostro processore e trovate appunto dove vanno collegati i pin. Quindi mi vado a collegare al pin 7 e poi vado a collegare il GND, naturalmente. Prendiamo l'oscilloscopio. Collego il segnale PWM al rosso e il ground al nero. Andiamo a collegare l'oscilloscopio, l'alimentazione, vediamo se si accende. Lanciamo la programmazione dell'STM32, come vedete builda il progetto, PWM debug, ok. Use workspace settings, diamogli l'ok. Qua ci informa su ciò che sta facendo, ha beccato il dispositivo, quando vi dice download verified successfully significa che l'ha programmato. Ora andiamo a vedere con l'oscilloscopio cosa sta succedendo. Mi sono appena accorto di aver fatto un piccolo errorino, nel senso che quando abbiamo impostato la frequenza del segnale PWM abbiamo detto che abbiamo preso 84 MHz e abbiamo diviso tramite il prescaler di 84-1. Se dividiamo 84 per 84, alla fine non otteniamo 10 MHz, otteniamo 1 MHz. Di conseguenza, se impostiamo l'auto reload register a 1000, abbiamo 1 kHz di frequenza. Quindi per questo sull'oscilloscopio si vedeva il segnale 1 kHz. Colgo l'occasione per farvi vedere una cosa. Andiamo a impostarlo a 10 kHz. Qui abbiamo tutta l'impostazione dell'RCC. Andiamo a vedere htim, ok. Qui abbiamo il period, qui che dovrebbe essere l'auto reload register, a 1000, lo mettiamo a 100, quindi possiamo fare le stesse modifiche che facciamo sul Cube MX tramite codice, perché alla fine viene generato codice che finisce sul microcontrollore. Come vedete qua abbiamo il prescaler che è 84-1. Questo per dirvi cosa? Che se fate un errorino non è che dovete tornarla a modificare tutto, rigenerare il progetto, potete modificarlo direttamente dal codice. Ok, adesso sono andato a riprogrammare l'STM32 e tutto si è risolto. Come potete notare appunto da qua abbiamo un segnale a 10 kHz con un duty cycle del 50%. Vi faccio vedere meglio la forma d'onda, anche se questo oscilloscopio non è il massimo per andarla a vedere, comunque vedete che è un segnale PWM piuttosto pulito. Detto questo, non è finita qua, perché possiamo appunto andare ad utilizzare anche il DMA. Per utilizzare il DMA andiamo a commentare, cavolo, sono abituato con Python, quindi commentiamo qua, andiamo a crearci ad esempio pvm vec, un vettore da 5 elementi, naturalmente uint 16t, successivamente ad esempio possiamo fare for int i uguale a 0, per popolarlo molto velocemente, i minore di 5, più più i, e qua sotto pvm di vec è uguale ad esempio a i per 10, magari facciamo i più 1 per 10, così abbiamo 10, 20, 30, 40, 50 in teoria, sì, perché altrimenti avremmo 0 fino a 40, punto e virgola, e qua come prima abbiamo al pvm con control barra spaziatrice ci escono i suggerimenti, DMA, dovrebbe esserci qualcosa, start DMA, naturalmente sempre team 1, sempre team channel
1. PData ovviamente è PVM VEC, un UINT 32T, quindi facciamo un casting per sicurezza. UINT 32T asterisco perché viene passato come puntatore, PVM VEC. Lunghezza abbiamo detto 5 elementi. Facciamo così, proviamo a caricarlo. C'è un errore. HTIM 1. In teoria end HTIM 1. E qua mi sono scordato PVM VEC di I. Proviamo a ricompilare. Ok, niente errori, lo sta programmando. Qui ho modificato una cosa, invece del vettore di 5 ho messo un vettore di 10 che va appunto da 0 a 100 e di conseguenza, come vedete, la frequenza è sempre più o meno 10 kHz e vedete che il duty cycle varia di molto. Questo oscilloscopio purtroppo è arrivato al limite. Comunque vedete che passa da 0 fino a 100 in modo sequenziale. Naturalmente, raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa volete vedere nel prossimo video sugli STM32. Intanto vi chiedo soltanto di lasciarci un like. Per noi sarebbe un aiuto grandissimo se in tanti riusciste a mettere like ai video. E naturalmente iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!